Allora, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Simone Aliprandi, come avrete già visto dalla presentazione del corso. Ho già fatto dei corsi di questo tipo per l'Università di Trieste, ne faccio molti, li facevo magari in una modalità un po' diversa da questa fino a un anno fa, un anno e mezzo fa, come tutti potete capire. Questa cosa ve la dicono tutti, ma la ripeto anch'io, avrei tanto piacere di essere lì in aula più che altro per vedere. Al di là del conoscersi, ma poi per vedere le reazioni durante una lezione come questa, no? Cioè, è un corso che ho visto anche un po' il vostro background, no? Pochissimi sono di area giuridica e quindi solitamente questo corso apre una serie di dibattiti, di interrogativi che ovviamente è più bello affrontare dal vivo invece che dietro uno schermo. Lo possiamo fare anche qua, con i limiti che tutti conosciamo, immagino che molti di voi abbiano già esperienza anche didattica e quindi capiscono un po' la situazione e che comunque devo dire, adesso guardando il lato positivo, il passaggio a questa modalità online ha portato altri tipi di vantaggi, cioè i corsi vedo che si riescono a dire le stesse cose in meno tempo più o meno. Adesso, un corso come questo normalmente avrebbe preso una giornata intera. Quando sono venuto a Trieste qualche anno fa abbiamo fatto 6-7 ore, quindi tutta la giornata. E più o meno invece ho preparato le slide in questi giorni mi sono reso conto che in 4 ore si riescono più o meno a dire le stesse cose. È chiaro che si perde tutta la parte diciamo, comunicazione non verbale, l'interazione, la battuta. Se qualcuno appunto volesse intervenire non c'è problema. Cerchiamo però, ecco, magari di intervenire. Il corso è diviso in unità didattiche, diciamo, in 4-5 parti principali. Visto che stiamo registrando e che poi magari qualcuno lo fruirà in separata sede, cerchiamo di tenerle magari alla fine delle varie unità, quando lo capite, perché a un certo punto io dico ok, è finita questa parte, passiamo alla prossima e lì magari mi potete fare delle domande in modo tale che se poi c'è da sistemare il video, tagliare, perché la domanda non serve a chi non ha partecipato in presenza, in diretta, diciamo, risulta facile da fare. Allora, come vedete, titolo del corso molto ampio, tutela e gestione del copyright in ambito accademico, già le due parole che trovate nel titolo vi fanno capire l'approccio, cioè da un lato tutela e dall'altro gestione. E vedremo che sono più o meno due rovesci della stessa medaglia, cioè vanno capiti tutti e due per avere una minima dimestichezza col tema della gestione del copyright o del diritto d'autore, come lo chiameremmo noi in Italia, in ambito accademico. Da un lato il tutelare i propri diritti, dall'altro, una volta che sappiamo quali sono i diritti e come li possiamo tutelare, anche saperli gestire, saperli cedere, saperli trasmettere attraverso contratti o licenze. Su di me, ripeto, non vi dico altro perché c'è tutto online. Qualcuno aveva appunto fatto presente che avrebbe gradito la registrazione la stiamo facendo, la farò anch'io, ma la mia solitamente viene poi resa fruibile su YouTube, sul mio canale, a tutti, quindi la potrete anche in un certo senso diffondere a vostri colleghi, amici che magari non sono dell'Università di Trieste, non hanno potuto seguire oggi oppure semplicemente hanno curiosità di approfondire. E questo per dire che sul mio canale YouTube trovate tutti i video dei corsi fatti, soprattutto in quest'ultimo anno, perché da quando siamo passati online ho avuto modo di registrare più facilmente le varie lezioni, quindi lì trovate davvero, davvero un sacco di roba. Come la trovate, già vi lo dicevo prima, sul canale, sul il profilo SlideShare. SlideShare ha le slide di oggi, queste che state vedendo, e le slide di tutti i corsi che ho fatto nel passato. Se andate indietro vedrete che c'è un corso, le slide di un corso che hanno più o meno il titolo simile a quello di oggi. Ovviamente quelle che sto utilizzando oggi sono leggermente aggiornate e migliorate perché ogni volta faccio qualche aggiustamento e adattamento. Trovate anche il mio blog, trovate anche il mio canale Twitter e Facebook per chi volesse rimanere in contatto, diciamo, più in una modalità social. Io sono molto, come dire, molto attivo sui social, quindi chi volesse avere notizie, pubblico spesso notizie, link sul mondo dell'open access, del copyright in generale, dell'editoria, quindi chi è interessato, quello è un posto utile per rimanere in contatto.
Qua trovate un po' di fonti delle mie opere, diciamo, su cui fondo e da cui traggo gli schemi e le figure che vi farò vedere nelle slide, un libro su, diciamo, un piccolo manuale sul diritto d'autore scritto appositamente per chi non ha una formazione giuridica, un manuale sulle Creative Commons. Tutti questi libri che vi faccio vedere sono scaricabili online, sono a loro volta in licenza Creative Commons, quindi li potete trovare su vari repository. E poi ci sono questi due che sono un po' più freschi, recenti. Consiglio soprattutto quello di sinistra con la banda, con la barra arancione, che è Fare Open Access, la libera diffusione del sapere scientifico nell'era digitale. Scritto a più mani, io ho curato l'edizione, ho scritto il capitolo giuridico che funge un po' anche da dispensa di questo corso, però ci sono anche i punti di vista di bibliotecarie, le tre persone, Elena, Valeria e Ivana, che trovate lì nella copertina, ma anche Nicola Cavalli, che è l'editore che pubblica la mia collana e che dà un punto di vista di una casa editrice, che immagino insomma, in una lezione sulla gestione del diritto d'autore in ambito accademico, il punto di vista di un editore che fa editoria universitaria, come quella che fa l'edizione di Nicola Cavalli, può essere utile. Poi c'è questo libro di Carlo Piana, molto bello, che è un mio collega, sul concetto di openness, open source, software libero e altre libertà, compreso anche open data e open access. Iniziamo a entrare un po' più nel dettaglio della materia e a capire qual è lo scenario in cui ci muoviamo oggi. Allora, questa slide l'ho aggiunta stanotte, praticamente ieri sera, perché ho pubblicato sui miei canali social, quando faccio una docenza, una lezione, un seminario, come dire, pubblico la locandina, per dire, insomma, farò questa cosa a scopo divulgativo, e un commento che è arrivato è divertente, vediamo, così capiamo se incrocia le aspettative di questo corso, cioè del perché vi siete iscritti a questo corso. Vabbè, non c'era una locandina, quindi ho fatto lo screenshot della pagina del sito di Università di Trieste in cui si parla di questo corso di oggi. E una persona, Flavia, poi ho oscurato il cognome, non interessa più di tanto, ha scritto: magari convincili a non farsi tappetini degli editori. Ovviamente è una battuta proprio per iniziare a rompere il ghiaccio e farvi capire se davvero questa è una delle aspettative di questo corso, cioè se vi siete iscritti pensando che un corso come questo vi possa dare gli strumenti per essere un po' più consapevoli nella gestione dei vostri diritti sulle vostre creazioni, i vostri prodotti relativi alla vostra attività di ricerca, che possono essere poi appunto gli articoli, i papers che mandate alle riviste o gli atti dei convegni o i video che si fanno, come tipo quello che sto facendo io adesso, no? Cioè fate una classica convegno online, conferenza online, registrano e vi dicono: ah, domani li metteremo su YouTube, li metteremo sul sito della casa editrice, qua e là, e vi chiedono di firmare una liberatoria, no? Per questo vostro intervento. E tutte queste situazioni. Ovviamente qui è un po' malizioso il commento, perché ovviamente dà per scontato che ci sia nella storia un lupo cattivo che è sempre l'editore, che tende a, come dire, prendersi più libertà e più insomma, a fare un po' appunto la parte di colui che eccede nel gestire i diritti e quindi si prende più diritti, si prende più libertà e quindi rende tappetini gli autori. Adesso, secondo me, non è proprio così drastica la situazione, però sì, ci sono situazioni in cui spesso l'autore accetta supinamente clausole contrattuali, situazioni in cui che poi vanno a creare uno sbilanciamento nella gestione dei diritti, per cui poi l'editore diventa totalmente signore e decisore di quello che deve succedere poi sulla vostra opera, e voi, nonostante siate gli autori, nonostante siate a volte quelli che hanno trovato il finanziamento, perché questa è la cosa su cui poi rifletteremo, no? A volte nell'editoria universitaria, nell'editoria scientifica, i soldi non li mette davvero l'editore. L'editore mette a disposizione la struttura, però poi il finanziamento, cioè il rischio imprenditoriale, lo fa ricadere sull'ente di ricerca, sull'Ateneo che finanzia la ricerca, o a volte addirittura, in casi eccezionali, che mi auguro siano sempre, insomma, caso, diciamo, una percentuale ridotta, a
anche sul singolo autore, cioè singolo ricercatore, autore che ha necessità di fare una pubblicazione perché questa pubblicazione gli serve per un concorso, per punteggi, perché, oppure perché ci tiene particolarmente e non riesce a trovare il modo di pubblicarla, e allora ci mette dei soldi suoi, quindi toglie soldi alla sua, al suo assegno di ricerca, al suo stipendio come ricercatore per pagare la pubblicazione dell'opera, no? Ecco, questo è un po' l'ambito in cui ci muoviamo. Ripeto, questa è una battuta ovviamente, per rompere il ghiaccio non dobbiamo partire dal presupposto che ci sia necessariamente un lupo cattivo in tutta la storia, però ecco, sicuramente un corso come questo, qualche ora di infarinatura su come funziona il diritto d'autore e copyright in ambito accademico, mi auguro che vi porti ad avere quel livello di consapevolezza sufficiente, minima, per almeno non cadere nelle principali trappole. È chiaro che non diventate, no, dei giuristi, no? Cioè, per fare i contratti, per analizzare i contratti, per gestire situazioni di contenzioso ci vogliono gli avvocati che fanno questa materia, perché ovviamente è una materia tecnica e quindi non la si può fare, non ci si può improvvisare. Però ecco, insomma, in 4 ore di corso sono convinto che riuscirete ad avere almeno quel minimo di sensibilità per non cadere nelle principali, nelle più comuni, nei più comuni inganni, nelle più comuni leggende metropolitane, anche quando fate le lezioni e andate in giro magari a parlare di questi temi. Allora, dicevamo prima, lo si capisce già dal titolo del nostro incontro di oggi, tutela e gestione del copyright, abbiamo detto. Vedete qua in questa slide io faccio capire come il tema della proprietà intellettuale, del diritto d'autore, copyright, che sono insomma varie diciture con cui sostanzialmente chiamiamo la stessa cosa, sarebbe da fare tutta una premessa terminologica che in realtà non corrispondono, no? Cioè, diritto d'autore e copyright, insomma, senza essere dei grandi esperti di lingua inglese, capite che non sono la traduzione l'uno dell'altro, no? Perché copyright è il diritto di fare copia e diritto d'autore è un concetto un po' più ampio, no? Dopo lo spieghiamo un po' meglio, però ecco, dipende dal fatto che l'uno è figlio del modello giuridico, degli ordinamenti giuridici europei continentali, fra cui la Francia, l'Italia e la Germania principalmente, e invece il copyright deriva dal modello anglosassone, poi portato negli Stati Uniti e poi, diciamo, per via di una globalizzazione e di una internazionalizzazione anche dei modelli contrattuali, è stato esportato, è tornato anche in quei paesi in cui normalmente si parla di diritto d'autore, motivo per cui oggi in questo corso abbiamo usato la parola, la dizione inglese, anche se avremmo dovuto dire più propriamente, visto che siamo in un'università italiana, il corso si tiene in italiano, avremmo dovuto dire diritto d'autore. Ecco, scusate, un'annotazione, so che spesso siete abituati a fare corsi in lingua inglese e ne abbiamo discusso con gli organizzatori, il problema è che il diritto è una materia un po' particolare, nel senso che fare questo corso in lingua inglese, a parte che insomma richiede uno sforzo da parte del docente non da poco, perché purtroppo io sono abbastanza abituato a parlare inglese, però il problema è che la materia è in italiano, questa è la differenza, non è che è un discorso semplicemente di competenza linguistica. So che per chi viene dalle scienze classiche, non so, fisica, matematica, chimica, questa cosa è difficilmente comprensibile, ma il diritto cambia. Cioè, io ovviamente vi porto il punto di vista del diritto italiano, di un giurista italiano. Cambiare, spostare tutto in inglese non è sufficiente, perché sarebbero delle slide tradotte, ma con delle norme, dei principi, delle sentenze che comunque fanno capo al diritto italiano. Quindi su questo purtroppo abbiate pazienza, ma è così. Quindi questo corso principalmente parte da un punto di vista del diritto d'autore italiano, le norme che vedrete sono quelle italiane, vi spiegherò quando però questi principi si applicano più o meno a livello globale, perché ci sono comunque delle convenzioni internazionali, degli accordi internazionali che su buona parte dei principi generali che vi farò vedere hanno un po' omogenizzato i vari meccanismi. Comunque, stavamo dicendo, questa slide vi fa capire perché abbiamo intitolato tutela e gestione del copyright, perché è esattamente questi due lati arancione e blu, no? Da un lato c'è il lato del titolare dei diritti, cioè di colui che ha interesse a sapere quali sono i suoi diritti e come tutelare la sua creatività, tutelare le opere che ha creato, ma dall'altro c'è il punto di vista, ci sono gli interessi di tutti gli altri, cioè di tutti coloro che invece sono utilizzatori di quell'opera, ok? Che quindi questi diritti devono sapere
quali confini lasciano loro, cioè io sono utilizzatore dell'opera di altri, devo sapere se la legge mi permette di utilizzarla in quali termini, oppure se devo chiedere il permesso all'autore, oppure se devo chiedere il permesso all'editore o al produttore, a seconda dei casi, o al titolare del diritto sulla banca dati e via dicendo. Però capite che per comprendere correttamente il punto di vista dell'utilizzatore, che magari è quello che adesso ad alcuni di voi interessa, dobbiamo comunque passare dal lato arancione, a parte che non è detto, perché insomma siete dei ricercatori, quindi siete persone che nella vostra vita scriveranno tanto, produrranno tanto e quindi sarete titolari di diritti principalmente, anche se adesso siete magari giovani, in una fase in cui state ancora guardando e utilizzando, riutilizzando molto le opere di altri, dei vostri maestri, arriverà un punto in cui sarete voi maestri, scriverete e gli altri utilizzeranno le vostre opere, no? Scriverete paper molto innovativo, prenderete dei premi, prenderete dei riconoscimenti e la gente inizierà a citare la vostra opera. Da un punto di vista scientifico, questo è un grande successo, vi apre delle porte, vi fa salire gli indici, le valutazioni nei concorsi. Dall'altro inizierà a farvi venire un po' di pruriti dal punto di vista del diritto d'autore. Ma come questi utilizzano, questi hanno preso il mio paper, la mia immagine, il mio schema e non mi hanno detto nulla? Vedete che sono esattamente i due punti di vista con cui noi oggi cercheremo di analizzare la materia, di studiare questa materia. Cioè, partiremo da sinistra verso destra, come si fa normalmente, inizieremo a guardare il lato del titolare dei diritti, cioè il punto di vista di coloro che creano opere, vogliono sapere come tutelarle, cosa la legge prevede a loro favore. Vista e capita bene questa parte, vedrete che sarà più facile e verrà quasi naturale spostarsi dall'altro punto di vista, perché nel momento in cui noi sappiamo quali sono i diritti che entrano in gioco e di chi sono, è più facile anche quando siamo utilizzatori sapere a chi dobbiamo chiedere il permesso e in quali termini. Mi seguite? Cioè, io sono utilizzatore di un'opera, quindi non sono colui che l'ha creata, ma sto usando l'opera di un altro. Se io so come funziona il diritto d'autore sulle opere in generale, so a chi devo chiedere il permesso, so se devo chiedere il permesso, e so, quali sono, come dire, le sanzioni a cui vado incontro se invece non chiedo il permesso. Ok? Quindi questa è un po' la premessa generale e iniziamo con questa prima parte.